Pronto, qui centrale. Di che emergenza si tratta, signore? Presto, presto, fate presto! Abbiamo bisogno di aiuto! Da dove chiama, signore? Da una cabina telefonica di Caioro. C'è stato un rumore assordante, un grande lampo bianco nel cielo. E poi quegli esseri immondi hanno cominciato ad ucciderci! Aspetti in linea, signore. La metto in comunicazione con il Dipartimento degli Affari Esteri. Non c'è tempo, sono già qui! Pronto? Pronto, risponda, prego! No! Che cosa ne pensa, signor ministro? Faccia scattare l'allarme per le invasioni su vasta scala. Parlerò con i generali. Si muoverà l'esercito al completo, dalla fanteria all'aviazione. Getterebbe nel panico la popolazione. Questo è un lavoretto per uomini veri. Meglio che ti fermi lì, amico. Fermati! Non pensi che converrebbe farlo fuori, Barry? Direi di no, potrebbe essere un pezzo grosso nel tuo genere. Ma Barry, cammina un po' troppo in fretta! Ho detto di fermarti, è l'ultima possibilità che ti offro. Non vorrei essere nei panni di quel poveraccio che dovrà ripulirlo. Che schifo. Raccogli tutte le frattaglie e mettile in un sacchetto di plastica. Ci serviranno per le analisi. Mi hai preso per il tuo schiavo? Vieni qui e raccoglisele da solo, le frattaglie. Se non sbaglio, sei tu lo scienziato, no? D'accordo, ma è meglio che prima mangi qualcosina. Prendi almeno un campione di sangue, no? Non serve, ci basteranno i miei pantaloni. Accidenti, dovremmo beccarne uno vivo. Già. Vedi nessun altro in giro, Barry? Ma che? Questo posto è completamente deserto. Devono essere morti tutti. Ci abitava circa una settantina di persone. Oh, Cristo. Speriamo di essere arrivati in tempo a salvare il mondo.
Beh, mi auguro che questa volta ci azzecchi, Derek. Non preoccuparti. Sono stato a lungo a scrutare le stelle. E sai cosa dicono le stelle? Che ci hanno preso di mira. Infatti hanno preso di mira questo posto. Ma perché gli alieni sono tanto violenti? Già, non sembrano ansiosi di stringerci la mano. Mi sa che abbiamo a che fare con un nutrito branco di extraterrestri psicopatici. Come quella strana combricola che obbediva a Charlie Manson. La loro strategia è di cominciare da un piccolo centro. Forse la prossima volta sceglieranno un obiettivo più grande. Christchurch, Wellington. Ma anche Auckland. Sì, perché no? Potrebbe essere adatta. È arrivata l'ora di mettersi in contatto con gli altri. Dovrebbero essere in zona ormai. Farei bene a dirgli di stare attenti se qualcuno passa per questa strada. Chi? Ho trovato degli avvisi per una raccolta. C'è un dépliant attaccato ad ogni porta e oggi è proprio il giorno di questa raccolta. Sai, c'è un piccolo particolare che non dobbiamo sottovalutare. Cosa? Che quel ragazzaccio che è steso poco fa potrebbe avere degli amici. Se fossi in te starei in guardia. Non preoccuparti, non sono mica scemo. Ehi, hey Frank! Ozzy! Dove siete? Ragazzi, volete rispondere? Abbassa quella dannata radio, Ozzy! Ah, questa musica sì che mi dà la carica. Frank, Ozzy, dove siete? Derek, siamo qui. Ma non dovresti usare i nomi in codice. Qualcuno potrebbe ascoltarci. Anche tu avrai notato che non c'è più neanche un cane. E ti assicuro che non uso metafora a sproposito. Beh, avrà le sue buone ragioni. Che significa che non c'è più neanche un cane? Credevo fossi a Caior. Ci sono, infatti, l'ho setacciata in lungo e in largo. Hanno colpito in tutta la città. Di chi cavolo stai parlando? Ma degli extraterrestri, mi sembra ovvio. E indovina? Barry è riuscito a beccare uno di quei bastardi. Ah! L'abbiamo trovato stamattina che vagabondava per le colline come se ormai fossero diventate casa sua. Ah, sì? Non mi credete, vero? Derek, stammi a sentire. Non muovetelo da lì. È in un posto sicuro. Ci puoi scommettere. Bene, e non toccatelo. Saremo lì in 45 minuti. Ah, senti, non fategli del male, per nessun motivo. Niente violenza, d'accordo? Un'ultima cosa, fate molta attenzione, potrebbero essercene degli altri. Veramente? È lì disteso sulla sabbia. Cavolo, Derek, non avvicinarti. Ti confesso che ormai è troppo tardi, Frank. Cosa? Non sono stato io. È stato Barry a sparargli con la sua Magnum. Sapevo che sarebbe stato un errore venire armati. Siamo emissari del governo, non un comando militare. Già, sezione investigazioni astrali, Ministero della Difesa. Come farei a meno della parola astrali?